Un saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Rayciard. Oggi con me c'è sempre la mia compagna di fiducia, la Saroski. E oggi abbiamo un match. E che match? Un match speciale per voi, raga. Oggi ve lo consigliamo noi il match. E sarà proprio questo: Razor Ramon contro Shawn Michaels per l'Intercontinental Championship del 94. Il WrestleMania 10. Il primo ladder match della storia, ragazzi. Mamma. E qua vi spiegherà meglio la Saroski, perché allora, ne sa allora, veramente tante. Da un presupposto. Vai, inizia, sparala. Abbiamo dovuto scegliere l'arena di WrestleMania 12 perché non esiste quella di WrestleMania 10. Esatto, quindi se vedete 12 dietro, ragazzi, non siamo rincoglioniti, tranquilli. Un po' sì, ma non a quel punto. Tranquilli. Ma... comunque, bello Razor Ramon. Picche su questo match. Vai, numero uno, spara la frase. Cosa successe all'epoca? Allora, Shawn si allontanò per qualche periodo. Io nel frattempo salto dietro. Sì, no, vabbè, puoi questo fare... sparami allo stuzzichino. Mostriamo. Lo stuzzichino te lo sparo. Shawn in quel periodo si allontanò per qualche mesetto, credo, dalla federazione. Ed era campione intercontinentale. Ah, era campione. Cosa successe però? Dimmi. Pazzerello. Sparamela, fratello. Visto che lui non c'era, il titolo venne reso vacante. Mi sento male, ragazzi. Però lui... guardatelo. Lui cosa diceva? Quindi lui era il campione. Lui era il campione. Non c'era. Eh? Il titolo viene reso vacante. Sì. Però lui torna e dice: io sono ancora il campione. No, vabbè, ragazzi. Il titolo è mio. Quindi cosa... cosa faceva? Arrivava sul ring con la sua cintura, identica a quella del vero campione intercontinentale. Sì. E lui si professava il campione. No, vabbè, raga, qua scoppiano petardi in anticipo, non ma si capisce niente. Sì. Vai, salta. Petteggia. Cioè, lui non era più il campione, però si presentava lo stesso in federazione con come... il titolo sì. replicato. Sì, sì. Tant'è che nel match originale, infatti, ci sono appesi due titoli, perché uno era quello fake di Shawn no, e l'altro era quello reale. Raga, ma Razor Ramon quanto è uguale? Comunque noi ci siamo impegnati, siamo andati a cercare il vero outfit di Shawn. Quindi ragazzi, cioè, voi dovete capire che noi questo lavoro lo prendiamo seriamente, seriamente ragazzi, cioè, ogni match che vi portiamo... ripercorre esattamente in ogni singolo momento, in ogni singola situazione la verità. La verità, ok? Quindi, cioè, solo per questo, ragazzi, iscrivetevi, like a manetta. Cioè, dobbiamo salire come non so che cosa. Dobbiamo far esplodere questo canale, ragazzi. Vi voglio super carichi. Dai cazzo che arriviamo a 100.000 raga, entro la fine del mese. Io mi sto scaldando nel frattempo, ti vedo un po'... voglio 100 iscritti, cavolo. No, mi stavo ripulendo le scarpe dalla merda. Bello Shawn però, eh. Sì, mi piace. Identici. Raga, questo è non solo il primo ladder match della storia, ma è anche il nostro primo ladder match giocato con un titolo da prendere, perché esatto. Di solito c'è sempre la valigetta nei ladder match che abbiamo fatto. Questa volta invece ci sarà il titolo. Mi fai correre verso il paletto, cazzo, sei mezzo coglioni. E oltretutto, ma lo sai che non riesco a farti niente? E oltretutto... oltretutto non sappiamo nemmeno come sarà l'animazione del titolo, insomma, come esatto, lo toglie, lo quindi scopriremo presto. Raga, è tutto nuovo, tutto nuovo, bello, non vedo l'ora. No. Volevi Razor Ramon che purtroppo, ragazzi, è venuto a mancare qualche anno fa. Scott Hall aveva un sacco di nomi, un sacco di alter ego. Bella questa, che pugno. Era una mossa speciale. Era una mossa speciale. Sì, carina, mi piace. Ah. Allora, in effetti non conosciamo le mosse, perché questa è la versione... no. Sì, bella, mi è piaciuta. Bagata. Questa è la versione scaricata... ma non è controllata se è la Switch Music. È appunto per quello. Ma sti, ma ce l'hai, vai tranquilla, Saroski, stai tranquilla. Ti vedo un po' agitata ultimamente, sei preoccupata? Cos'è il titolo, il fake, allora, potrebbe essere gira, preso? Come lo giro? Come lo ruoto? No, non si gira. Mamma mia, la gamba!
Mamma mia. Bello. È proprio lui. È HBK. Ragazzi, però Razor non fa mosse. E beccati questa, su, dai. Che bello, cazzo. Troppi ricordi, non ce la troppi. Faccio. Ragazzi, voi non avete idea quanto tempo abbiamo impiegato. Mi hai dato uno scappellone. Sì. Ma come ti permetti? Quanto tempo abbiamo impiegato per fare questo video? Perché mi crasha il gioco. Cioè, allora, abbiamo scaricato, inizialmente scaricato una versione di Sean, non questa, però simile. E ragazzi, ogni volta che aveva... Ce l'abbiamo la Switch in Music, ma ragazzi. Ma sei veramente un animale, cavolo. Come... Ma perché avevi già la mossa finale? Raga, è morto, volevo, è morto, è morto. Volevo vedere se realmente fossi Shawn Michaels. Nel frattempo possiamo tirare fuori una scaletta. Non mi vorrei fare un suplex da lì, wow, spero. Vedi cosa ti spara? Cosa ragazzi, sto soffrendo. Questo Shawn era fortissimo. Qui era proprio... Bello. Gli anni migliori, cazzo. Gli anni migliori, ragazzi. Ricordami l'anno? 94, vero? Sì. 94 anni d'oro per il wrestling. Era per il wrestling. Mi è uscita un po'. Quel... Mamma mia! Bello. Mamma mia! L'ho vissuta di nuovo, cazzo. Sono tornata indietro nel bella. Tempo. Bella! Sto per piangere, giuro che sto per no, piangere. No, no, Saloschi, per favore. La allora, vinili. Quando editi il video, voglio la musica, cazzo. Che musica? Che musica? Che musica vuoi? Che musica vuoi? Quella di Sean? Eh? No, non l'ho capito. Che musica vuoi? Quando editi voglio la musica. Ma quale? La musica ricordo, non lo so. Sai quella è troppa lacrime, cazzo. Voglio piangere. Mettimi un commento di Jim Ross, non lo so. Cazzo che sogno, bellissimo. Raga, noi intanto... Ragazzi, lacrime virili. Lacrime virili. Adesso mi commuovo. La Saroschi piange. Tutto ciò mi ha assordito, bastardo. La Saroschi piange. E beccati sto ceffone. Bello. Bello. Guarda, non ce la fa salire Razor. Oddio. Raga. Fermo. No, dove no, cazzo no, stai andando? Voglio fare una bella mossa. Ti prego, non alzarti ora. No. No, sei caduto da... L'ha missato! Ma sei caduto davanti, ma no! Ma secondo voi la mossa finale di Razor qual è? Oddio, ma la stai facendo? Eccola! Oddio! Bad guys do, raga! Crocifisso! Bella! Sembra quella di Sheamus! Sì, forse si è ispirato a lui. Si è ispirato a lui? Raga, se voi sapete qualcosa... Io devo salire nel... Devo salire. Guarda, oddio. È stanchissimo! Bellissimo! Comunque no, è carino anche questo salire. Outfit. Oh, ricordiamoci no, no, no. Che... Dove cazzo stai andando? Ma tu ti alzi su. Ah, mi hai rotto i coglioni. Ti dovevo buttare giù dalla scala. Ti alzi su. Ribaltata. Basta. E che cazzo. Cos'è la mossa speciale? Mi confondo. Ma quindi... sì. Dio, ti stavo per fare una... Bello. Ma scusami, non eri stordito, bastardo. No. Ma, no, un'altra cosa. No, sono stordito adesso. No! No, raga, non ce la fa, forse ce la fa, guarda come va via in fretta. Dai, 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 è stanca anche lui. Oddio. È stanca anche lui, recupero rapido. Recupero rapido, raga. Si fa. Dai. Aggiungi. Dai. Picchialo. Oddio, oddio. E no. Dai. No. Dai, dai. È un match. Dai raga, raga. Cioè se non la fa de- non la fa, non la fa. Non la fa la mossa. Perché non mi fa la mossa? Non ha la mossa finale. E tu? No, non ne puoi fare la mossa finale, mi dispiace. Cazzo raga, non ci posso credere. Di nuovo, di nuovo cazzo. Vabbè, no, però. Di nuovo, meraviglia. Meraviglia. Ragazzi, meraviglia. Non ci posso credere. Razor Ramon non ha la mossa finale. La chiama. No. La chiama la banda. La chiama, cazzo. No. Dai, ce la devo fare. No. No. Sì. No. Beccati questa, cazzo. No. No. No, ragazzi. La chiama la banda. No, cazzo, non me la dà più la banda. No. No, no, vabbè, che mo, che... Che, mamma mia, che colpi di che scena. Che serie, ragazzi. Che serie. Bello! Che colpi di scena. Bello, oddio, cos'è questa? Oddio, che cos'è? Una mossa speciale! Bella!
Te la faccio caricata adesso, oddio. Cazzo. Cosa succede? Cosa succede, ragazzi? No, oddio. Questo è il match della storia. Oddio. Questo è il match della storia, cazzo. No! Sì! No! Sì! Sì! Dai! Dai, sali! Sali! Va oddio, giù. No, è morto. Va è giù. Morto. Ma giù, morta. Dai, cazzo! Dai, Razor, dai, ce la puoi fare! Non c'è il recupero istantaneo! No, perché sei stordita! Oh, godo! Mio. Godo come un riccio! No! Dai! No. Dai! No, è veloce! No. È veloce! Cazzo, Sean! Dai, altri fare, due! Altri, l'ultimo! No! No! Sì! No. Sì! Razor Ramon, ragazzi, è l'uomo Intercontinental Championship. Non ci posso credere. Cazzo. Comunque nella realtà è andata veramente così. Sean non si era accorto. Questo si è pigliato la cintura. Mamma mia, ragazzi, che match. Che match, che sequenza finale. Mamma mia. Un ribaltamento dopo l'altro. Mamma un classico. Classico, va bene. Ci meritavamo le 5 stelle. No, ci sta, questo è un match classico a tutti gli effetti, ragazzi. Bello. Numero uno, bellissimo. Ragazzi, match più veritiero non si poteva fare. Lacrime virili. Lacrime virili per questo video. È finito proprio così. Finì proprio in questo modo. Razor Ramon prese, conquistò la cintura e vinse il titolo. E Sean diede proprio la fine, il punto definitivo per il titolo fake, il titolo falso che si era creato a Sean, perché lui si pavoneggiava, si reputava ancora il campione intercontinentale. Invece no, Razor ha messo parola sul match e ha deciso che il nuovo campione era lui. Ragazzi, vi abbiamo consigliato uno dei match più belli della storia del wrestling. Adesso voi dovete solamente iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento sotto al video, spollicciate fin quando non vi esplode il dito, arriviamo a 50 mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao! Are you ready? Out to the masters. Degenerate!